Melchiorre si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma perché non ancora abbiamo avuto a disposizione le copie degli atti del procedimento penale. Non appena queste copie saranno disponibili, con tutta probabilità saremo noi a chiedere un interrogatorio al PM per chiarire la posizione. Il Melchiorre ha comunque ritenuto di rassegnare le sue dimissioni dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Bussi e dal responsabile dell'UTR numero 5, quantomeno perché nella sua attuale posizione la permanenza in quell'incarico impedirebbe agli uffici di continuare ad avere il loro regolare funzionamento. Noi difensori abbiamo richiesto la revoca della misura cautelare, ritenendo sulla base della semplice analisi dei capi di imputazione, ritenendole non sussistenti perché comunque sono riferite a fatti del 2011, del 2012 e del 2013, fatti che si sono verificati 3 anni or sono e che per i quali la misura cautelare è stata richiesta e applicata oggi. In ogni caso la presentazione delle dimissioni fa venire meno comunque l'esigenza, perché i reati contestati sono tali in funzione del fatto che il Melchiorre comunque rivestiva le cariche di responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Bussi e di responsabile dell'UTR. Ha pianto Melchiorre mentre si trovava in aula? Melchiorre non gode di condizioni di salute ottimali, ha avuto un attimo di scoramento, quindi è del tutto comprensibile.